A tutti quelli che pensano che nei paesi islamici dove vige la Sharia non ci sia rispetto per i diritti umani, non ci sia rispetto per la donna, ecco, io qui oggi voglio smentirlo fortemente, perché in Indonesia, pensate bene, pensate, in Indonesia nel rispetto della donna hanno creato un corpo speciale che si chiama gli ufficiali della Sharia e che è preposto a dare pene corporali alle donne. Nel caso specifico parliamo di una ragazza che ha, pensate bene, ha osato fare sesso prima del matrimonio e la Sharia prevede che questa venga frustata in pubblica piazza davanti a tutti. Quindi è stata messa con il capo coperto in ginocchio e queste ufficiali della Sharia donne l'hanno frustata. Ecco, la cosa interessante è che per dimostrare che anche i paesi islamici dove vige la Sharia c'è attenzione ai diritti umani e c'è rispetto per la donna, prima erano uomini a frustare le donne, oggi sono donne che frustano le donne. E immaginate quale passo in avanti in termini di diritti umani è stato fatto. Quindi basta dire che i paesi islamici sono il medioevo, perché insomma un rispetto per la donna c'è. A picchiarti è una donna, non un uomo, e per un reato gravissimo, che anche per noi è assolutamente una cosa inaccettabile, come fare sesso prima del matrimonio. Queste sono le culture di paesi islamici dove vige la Sharia e dove, secondo i perbenisti, noi dovremmo avere sempre più contatti stringenti, perché, come dicono loro, nella diversità c'è la ricchezza.